e benvenuti a Tre Pinguini sul Sofà, la rubrica di libri e letture dell'Unione Femminile Nazionale. Oggi parliamo del Tribunale 8 Marzo, un'esperienza pionieristica nell'approccio alla violenza maschile sulle donne. Ne parliamo con Gioia De Cristofaro Longo, che insieme a Laura Remiti e Antonietta Carestia promosse le sessioni del Tribunale 8 Marzo dal 1979 al 1984. L'attività del Tribunale 8 Marzo nacque nell'ambito del movimento femminista degli anni 70 e negli anni successivi contribuì alla formazione dell'opinione pubblica sul tema della violenza di genere, violenza che oggi definiamo come strutturale, ovvero come profondamente radicata nelle relazioni sociali e interpersonali, così come la Convenzione di Istanbul ha molto precisamente definito. Il libro di cui parliamo si intitola La parola del Tribunale 8 Marzo ed è stato pubblicato da Armando Editore nel 2022. Questo libro costituisce la riedizione dei documenti e dei volantini e dei libri che in quegli anni scandirono le attività del Tribunale 8 Marzo. Lasciamo quindi la parola a Gioia De Cristofaro Longo, che è stata professoressa ordinaria di antropologia culturale presso la Facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza ed è attualmente presidente della LUNID, la Libera Università dei Diritti Umani. Io sono Eleonora Cirant e vi invito a visitare il nostro sito www.unionefemminile.it o ancora meglio a venirci a trovare nella nostra sede in Corso di Porta Nuova 32 a Milano, con la biblioteca, gli archivi, lo spazio per i convegni, i dibattiti, i laboratori e un bellissimo giardino. Buon ascolto! Si chiama La parola del Tribunale 8 Marzo. Noi teniamo molto a questa definizione della parola perché l'ispirazione di fondo è stata quella di non descrivere le cose come le percepiamo noi, ma di dare parola autorevole alle donne protagoniste della loro vita, nel bene e nel male. E quindi diciamo la parola è la parola delle donne che hanno accettato il nostro invito. Qual è stato il nostro invito? Quello di testimoniare in prima persona i tipi di violenza che subivano o avevano subito o stavano subendo, cioè quindi una narrazione che partisse proprio dalla loro esperienza precisa, in prima persona. E sono state migliaia le testimonianze che abbiamo avuto e questo è un segno molto importante, diciamo. In un certo senso abbiamo anticipato quello che poi è diventata anche una formula delle ricerche, cioè quello di dare direttamente la parola, quindi la metodologia della narrazione in prima persona. In quale contesto storico, in che periodo, in che anno nasce il Tribunale 8 Marzo? Nasce il 6 marzo 1979, in un momento di grande fervore del femminismo. Diciamo, qui nel libro ci sono più di 100 articoli della stampa che in quel periodo sono stati prodotti dai vari giornali, le firme anche molto autorevoli, attraverso i mass media, in particolare la televisione e non solo la radio, i giornali, chiesto alle donne di documentare la loro esperienza. Lettere e anche telefonate? Telefonate, avevamo anche un centralino aperto e molte lettere anche. E diciamo un'attenzione che oggi, come dire, guardo con nostalgia da parte della stampa che ha dato un risalto molto importante. E gli ambiti in cui, diciamo, le donne si sono espresse sono state l'area della violenza. E sulla violenza vorrei fare una precisazione, non soltanto la grande violenza, la violenza più, estesa, più evidente, ma anche quelle forme di violenza apparentemente banali, ma che invece sono sempre figlie della stessa discriminazione. Questo è un messaggio che le donne hanno capito immediatamente, quindi diciamo sono riportate una gamma di violenze che vanno da quelle
più leggere, apparentemente, ripeto, banali, a quelle più, diciamo, più forti, fino ad arrivare. Allora non c'era il femminicidio come fenomeno, diciamo, emergente. Ovviamente ci sono state donne che hanno pagato con la loro vita questa realtà, però se io dovessi fare una differenza tra la violenza come è stata espressa nel 79, ripeto, 6 marzo 1979, il lancio del Tribunale 8 marzo, e la violenza come la vediamo oggi, noi possiamo registrare forme di violenza molto più contenute, però c'è una realtà di molta gravità, per esempio con la realtà dei femminicidi. Siamo arrivati a 48 l'altro giorno, purtroppo, di donne ammazzate. E l'analisi antropologica di questa realtà di violenza così forte come quella dei femminicidi ci fa capire anche il mutare della percezione della violenza da parte dell'uomo. Oggi l'uomo non si sente in grado di gestire la nuova donna che è emergente. Cioè, no, in questi anni non è che non è successo niente, le donne hanno preso coscienza, consapevolezza dei loro diritti e anche della realtà, dell'ingiustizia delle realtà che vivono, e quindi hanno un'autorevolezza anche nel porsi nei confronti degli uomini che destabilizza l'uomo completamente, nel senso che non sa come comportarsi, e fino ad arrivare all'eliminazione fisica della donna. Quindi, diciamo, abbiamo forme di violenza apparentemente uguali, ma nella motivazione profondamente cambiate, proprio perché sono l'espressione di questa incapacità da parte maschile di gestire la donna. Pubblicare oggi questa documentazione, che senso ha anche rispetto al percorso politico che è stato fatto? Perché è importante ricordare da dove siamo partite? Questa è una cosa che è importante in tutte le situazioni della vita, in particolare in questo dove c'è stato un grande cambiamento, perché ricordare da dove siamo partiti significa passare da una realtà che veniva accettata supinamente, in qualche modo, data come scontata, la violenza fa parte della storia delle donne, invece al mutamento sostanziale. Di un cambiamento che vede invece la violenza come un fatto non accettabile, e quindi, diciamo, legittima tutte le azioni personali, sociali, culturali, politiche ed economiche che sono in atto, ma anche proprio le condizioni del proprio vissuto. Ognuno di noi si percepisce in una maniera molto diversa rispetto al passato, e anche se continua apparentemente nei comportamenti, in alcuni casi, a comportarsi nella stessa maniera, però lo vive e lo percepisce in maniera del tutto opposta. Quindi ne coglie tutti gli elementi di discriminazione, di ingiustizia, e quindi, diciamo, è pronta, anche se non lo può fare direttamente in alcuni casi, a un cambiamento, che trasmette in particolare, questo è un dato molto importante, ai figli. Sono estremamente interessanti anche diciamo, le testimonianze dei ragazzi che colgono l'ingiustizia di quello che le madri continuano a subire in molti casi. Testimonianze che sono di questo libro o relative ai tempi contemporanei, No, testimonianze di qualcosa oggi? c'è anche nel libro, però proprio anche nei colloqui che noi facciamo, e che non viene tutto trascritto, ci rendiamo conto, anche nelle scuole, quando si fanno assemblee, che oggi la percezione, la sensibilità dei ragazzi giovani, ripeto, ragazzi giovani, è molto cambiata. E allora bisogna stare attenti a non creare un vuoto tra l'esperienza precedente e l'esperienza attuale. Bisogna cogliere il mutamento culturale che ha anche nei ragazzi, e quindi lavorare insieme, confrontarsi, parlare, ragionare insieme. Questo è molto importante. E non solo sui ragazzi, devo dire che anche molti uomini cominciano ad avere dei seri dubbi sulla ingiustizia di questa cosa. E bisogna cercare di trovare delle forme di alleanza
con tutte le precauzioni del caso, perché poi l'alleanza poi viene subito accettata perché è comoda e quindi dobbiamo stare attenti a non cadere nella trappola dell'accettazione troppo semplicistica. Però, insomma, bisogna cogliere questi segni di mutamento e questo è quello che abbiamo nelle mani oggi. Descrivete la nascita del Tribunale 8 marzo sull'esempio del Tribunale Bertrand Russell. Sì, questa è la mia esperienza personale. Io collaboravo con Lelio Basso al Tribunale che poi era dei diritti dei popoli, l'ultima formulazione. E proprio mi è venuto spontaneo un viaggio Roma-Napoli di pensare che potevamo pensare a un Tribunale dei diritti delle donne come Lelio Basso, con cui ho avuto il l'onore di collaborare, aveva pensato ai diritti dei popoli, insomma, quindi in un certo senso c'è questo collegamento ideale. Vorrebbe raccontare brevemente che cosa fu questo tribunale Bertrand Russell? Diciamo, ha evidenziato l'esigenza del rispetto e della valorizzazione dei popoli. Non nel senso della solo della discriminazione, quindi rifiuto della discriminazione, ma proposizione del valore di realtà e di esperienze nuove, quindi in termini nuovi. Cioè, dobbiamo sempre non cadere nella trappola del negativo, ma anche recuperare l'aspetto propositivo, che è la stessa cosa che vogliamo fare anche delle donne, cioè quindi contro la violenza, contro le discriminazioni, per una vita che sia pienamente espressione di valori e di orientamenti positivi da trasmettere, da vivere noi e trasmettere a tutti, maschi e femmine. Aggiungo una cosa che mi ha sempre colpito quando noi abbiamo recuperato le lettere delle donne, c'erano delle espressioni estremamente sintetiche estremamente significative. Per esempio, una dice: è tutto vero, verissimo e non è tutto. Ed è stupenda questa cosa, perché apparentemente sembra banale, ma invece nella testimonianza, e questo è un dato che percorreva tutte le testimonianze, non si è fatto riferimento soltanto ad un evento capitato il 3 settembre del 1900, quello che è, insomma, come per esempio quando uno fa la denuncia di un incidente stradale, immediatamente dà l'indicazione del giorno e l'ora, ma sono denunce che riguardano la vita complessiva delle persone e questo è molto importante. Cioè, le donne hanno molto apprezzato la possibilità data attraverso il Tribunale 8 marzo di poter dare una testimonianza ampia del loro vissuto, non ridurla al fatto o sanitario se siamo nella medicina o di tribunale se siamo nel campo della giustizia, ma ricostruire quello che è stata ed è la sofferenza generale nel un contesto di vita che è stato, diciamo, discriminato attraverso il pregiudizio antifemminista, cioè quindi l'esistenza di un pregiudizio nei confronti delle donne che poi si esprime nelle varie situazioni, da quelle più banali a quelle più drammatiche. È tutto vero, verissimo, e non è tutto, ci dà proprio l'idea di questa complessità importante.